questa domenica la Chiesa pone ai nostri occhi la Santa Famiglia di Nazareth, quella che ha incontrato nel pastore a Betlemme, quella che a Nazareth ha incontrato ed educato Gesù ad interessarsi delle cose del Padre. L'incontro con la famiglia di Nazareth ci aiuta a riscoprire la gioia e la bellezza della famiglia umana, dove il grande dono dei figli porta alla loro educazione, all'amore e alla costruzione della propria identità di vita. Questa è l'educazione riservata in modo speciale ai genitori. Della liturgia natalizia. Chi incontra il mistero della natività di Gesù incontra inevitabilmente tutta questa famiglia che ci è stata donata dal Padre. Di fronte a questa famiglia oggi sorge veramente come un bisogno dell'animo pregare per tutte le nostre famiglie, perché questo modello della famiglia di Nazareth possa essere utile come punto di riferimento, come poter vivere, e dopo la parola ci dirà qualcosa in più in questo senso, come poter vivere questo dono che il Padre ci fa. Intanto chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Signore Dio, che sei in cielo, Signore Dio, che sei in terra, Signore Dio, che sei in terra, Signore Dio, che sei in cielo, Signore Dio, che sei in terra, Signore Dio, che sei in cielo, Signore Dio, che sei in terra, Signore Dio, che sei in cielo, Signore Dio, che sei in terra, Signore Dio, che sei in cielo, Signore Dio, che sei in terra, 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 Signore Dio, che s
nella Santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita. Fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il nostro vero Papà è Dio. Verso questo Padre che ci genera e ci ama, è l'amore e la preghiera di Anna, disperata perché non ha figli. La sua preghiera commuove Dio, che le dona Samuele. La scoperta di questo Dio muove l'educazione della famiglia cristiana e si educa all'ascolto e alla parola di Dio e si allena a viverla in tutte le circostanze. Come nel Vangelo si ricordano il silenzio orante di Giuseppe e il cuore di Maria che conserva Dio, il figlio Gesù, che è completamente immerso nelle cose del Padre suo. Dal primo libro di Samuele. Al finir dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Dopo averlo svezzato lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco presentarono il fanciullo a Eli. E lei disse: perdona mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli ha richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beato chi abita nella tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atti del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e alle tue vie nel suo cuore. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è nel nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Beato chi abita nella tua casa, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre vivo, angosciato, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Che non l'avesse già ascoltato, che
l'intonazione di questo Natale nella nostra comunità l'abbiamo voluta dare sia attraverso il segno della Natività posta lì al centro della Chiesa, sia nella costruzione del presepe come è stato ideato, pensato ed è stato realizzato dai nostri uomini, dai nostri papà, che sono stati dei veri artisti. C'è un applauso generale che non può fare che piacere. Continuiamo la riflessione del perché questi segni. Ci siamo detti la notte di Natale che se ci dovessimo fermare soltanto a vedere, contemplare la Natività di Gesù sarebbe già una bella cosa, ma non è questo che ci viene chiesto. Noi dobbiamo entrare nel mistero di Gesù per cercare di farlo diventare il nostro mistero, per come questo mistero, che è la parola incarnata, diventata carne, deve mangiare la nostra vita. Ecco perché, sapete, il presepe si visita entrando da un lato e uscendo dall'altro. Il motivo è questo segno che abbiamo voluto dare e chiedere a tutta la comunità. Oggi entrare in quel mistero significa, la festa della Sacra Famiglia sta qui, significa trovare quel dono con cui Dio si rivela. Vedete, prima di parlare di Giuseppe, Maria e Gesù, bisogna dire che esiste un'altra famiglia. Ed è questo Dio che sta rivelando, sta facendo conoscere che Egli è famiglia. Quando noi contempliamo Dio, fratelli cari, quando noi incontriamo Dio, lo incontriamo come la Santissima Trinità, che è la famiglia di Dio. E questa famiglia composta in che modo? In una maniera misteriosa, un padre che ama, questo amore che diventa è il figlio, l'amore che si scambia tra il padre e il figlio è lo Spirito Santo. Allora la Santissima Trinità che cos'è? È la famiglia di Dio, ma è la famiglia dove l'unica legge che esiste è la legge dell'amore. È la legge che fa crescere. Lasciatelo stare i bambini, stanno così bene, state sereni, pregando voi. Le mamme dovete pregare, i papà dovete pregare, e credo nella famiglia, se non sono qui, pare si va buttato via più quando non vanno a voi, si deve stare malati, scusate. Quindi la famiglia in Italia è il luogo dell'amore. E Gesù che cosa è venuto a dirci con l'incarnazione? Se io entro nel suo mistero, Gesù mi dice: guarda che tu non sei un estraneo a questa mia famiglia. E voi vedete perché non sei un estraneo? Uno dei punti che abbiamo fatto come riflessione durante la giornata di Natale è stato quello di dire: se io entro in questo mistero guardando quel bambino, io vedo me stesso. Scopro la mia identità, la profondità di me stesso. Stamattina, qual è stata la seconda lettura, fratelli cari? Giovanni. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo. Cioè stamattina il messaggio primario che mi viene donato da questo bambino Gesù nel mistero di questa natività: io sono figlio, appartengo a una famiglia, la famiglia di Dio. Io sono amato.
e sarà mio per me, ma è il mio papà, il mio vero papà. Vedete, lungo il corso dei secoli, leggendo la parola di Dio, dove si parla della famiglia, dei genitori, del papà, della mamma, dei figli, del rispetto verso i genitori, dell'obbedienza, quante pagine ci sono, la Chiesa ha costruito il suo pensiero, che è il pensiero di Dio, il pensiero del Vangelo, sulla Sacra Famiglia. Oh, ho detto Sacra Famiglia, non è stato un lapsus, perché io non sto parlando soltanto di Maria, Giuseppe e Gesù. Sto parlando alla famiglia di Carmela, Antonio e i figli, Giuseppina, Costanza, Costanzella. Sto parlando della nostra famiglia, che è la Santa Famiglia. Perché vedete, cari fratelli, è una famiglia che può essere come quella di Nazareth in tutti i sensi, ma è il luogo dove Dio privilegiato come padre per noi privilegia il messaggio dell'amore, la famiglia. Dite quello che volete, dite quello che volete, comunque è un luogo d'amore, è il luogo dell'educazione all'amore. Forse, e qui l'esame di coscienza che abbiamo fatto all'inizio ci deve accompagnare ancora, forse dovrebbe esserlo di più. Forse abbiamo dimenticato che la famiglia è il luogo dell'educazione, dell'amore. Ma fratelli cari, vi faccio notare una cosa, non so se siete esperti di conoscere certe cose. Una volta vi ricordate che c'è il miglior fratello Trofi? Io ho passato i miei migliori Natali a Pasqua, all'inizio del sacerdozio e per molto tempo, non vivendo nella mia famiglia, andavo a pranzo con gli orfanelli in qualche luogo dove c'erano. È stata sempre una mia passione, i bambini specialmente sofferenti. Poi è arrivato il momento in cui lo Stato italiano, altrove è diverso il discorso, lo Stato italiano ha detto: ah no, la famiglia più sgangherata è migliore di un istituto, anche se tenuto dalle suore. Per cui, che cosa hanno fatto? Hanno chiuso gli orfanotrofi. Adesso sono diventati educandati, si va soltanto di giorno, a sera i bambini devono tornare a casa, e qualche volta in maniera tragica, perché tornare a casa dove la mamma di notte fa la prostituta e il bambino non sa che ora si può ritirare a casa, e quando dire, però le leggi sono fatte in un certo modo, si accetta. Vedete, cari fratelli miei, la famiglia, quando, per quanto sgangherata può essere, deve riscoprire questo senso dell'amore, perché anche una donna che purtroppo c'ha questa tendenza, oppure spesso lo fanno perché hanno fame, spesso lo fanno perché devono vivere, far vivere i propri figli, riescono a dare sempre amore ai figli, non lo dimenticate. Approfitto di questa occasione, fratelli cari, per dire: stiamoci attenti tutti, 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 specialmente i perbenismi religiosi, di dire che te ne mabuzzo sotto nasa. Stiamoci attenti a non condannare nessuno, non è nostra competenza. Lui tragedia la gente che ha uscito. Facile dire, kill, facile dire, ammuzzarne già le lingue. Che dietro ogni porta c'è una tragedia, dietro ogni portone c'è una sofferenza. Stiamoci attenti. Allora vedete, fratelli cari, perché sto dicendo
dicendo che dobbiamo prendere coraggio e amare la nostra famiglia, perché nemmeno quello di Nazareth è stata una famiglia felice. Ma voi questo episodio lo vogliamo leggere bene? Ma voi ci pensate su Gesù Stiel che tiro mancino ha saputo tirare ai suoi genitori? C'ha 12 anni, eh? Mettiamo uno sguardo nelle nostre famiglie, chissà quanti 12 anni abbiamo. E quando fanno questo pellegrinaggio, vanno a Gerusalemme, secondo l'usanza gli uomini camminano in carovana con loro, solo uomini, le donne solo donne, i bambini possono stare con l'uno o con l'altro. A sera si ritrovano al caravanserraglio e Maria gli domanda a Giuseppe: e Gesù? Perché non sta con te? No, ma forse sta a nonno, e mi ha pregato. Forse sta a sì, e mi ha pregato sì. Un giorno intero non lo trovano. Hanno capito qualcosa? Niente. Tornano indietro, corrono a Gerusalemme. Finalmente nel Tempio lo trovano. Gesù tutto bello pacifico, che si fa questa discussione, io sa di che cosa parlava Gesù. Poi ce ne accorgeremo dopo quando parlerà. E i dottori che interrogavano, però rimanevano stupiti come un ragazzo di 12 anni potesse avere una sapienza. Fratelli cari, è lo stupore di tanti di noi quando ci troviamo di fronte a queste creaturine che hanno una sapienza non quella dei libri, non quella delle lauree, ma quella della freschezza dello spirito, della purezza dello spirito, dei sentimenti. E quando aprono la bocca questi qua, è Dio che parla attraverso di loro. Quando lo trovano è chiaro, mica Maria ha dimenticato come si fa la mamma che educa. La mamma educa anche se non capisce, e allora ti domanda: ma io che è successo? Che hai fatto? Perché? Che Maria si deve rendere conto di quello che sta succedendo. Forse è saputo da Giuseppe. Forse Giuseppe, che si è ovattato di silenzio, ha detto a Maria: parla tu, che se no ha visto loro qua ti schiaffo. Gesù Cristo è buono. E Gesù candidamente una botta di quelle tremende: oh, non siete voi i miei genitori, io tengo papà. Il richiamo ad una realtà, fratelli cari, vi accorgete? Non sapevate che io mi devo interessare delle cose del padre mio? A dire: ma voi non pensate davvero che io dipendo da voi? Voi mi avete messo al mondo, vi ringrazio, stop, adesso non vi appartengo più. Tornano a Nazareth e qui il miracolo dell'amore che è con fratelli cari diventa educazione anche per questo Gesù, perché anche Gesù ha bisogno della umanità di Giuseppe, della umanità di Maria, per imparare che cosa? Come vive l'uomo. Gesù è stato educato, fratelli cari. E Gesù, quando qui ci viene detto dal Vangelo che è stato sottomesso all'uomo, significa che ha fatto tesoro di quello che papà e mamma dicevano. Non ci meraviglia questo, fratelli cari. Ma ci apre una prospettiva sul campo dell'educazione e ci dice che i figli, anche quando non volessero ascoltare, fratelli, ascoltano sempre e vedono l'esempio dei genitori. Che questa è la cosa più tremenda che noi dobbiamo
pensiamo di essere i padreterni a casa nostra, noi pensiamo che tutto si comandi con la bacchetta, noi pensiamo che siamo tutti quanti re Mida, sapete, no? Chi era il re Mida? Secondo la mitologia, quello che toccava diventava oro, e noi quello che tocchiamo deve diventare come diciamo noi. No, fratelli cari. E Gesù come è cresciuto? È cresciuto alla scuola di quel papà del cielo, ed è cresciuto alla scuola di questi genitori della terra. Però nello stesso tempo i genitori sono cresciuti anch'essi insieme a Gesù. C'è una frase nel Vangelo di oggi con cui vi voglio lasciare, ed è molto serena, molto bella, si apre soprattutto per il cuore di voi mamme, ma anche dei papà. Quando sono tornati a Nazareth e Gesù è stato sottomesso a loro, viveva sottomesso a loro, l'Evangelista Luca ha concluso così: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Vedete? Una donna capace di crescere insieme al figlio, alla scuola di quel mistero che non è stato fuori di sé, l'ha fatto entrare dentro di sé, e questo mistero le ha permesso di diventare quella grande donna e a Giuseppe quel grande uomo che noi conosciamo. E sorelle, la famiglia nel disegno del creatore è destinata ad essere la cellula della società, ma oggi specialmente soffre un grave disagio. Preghiamo perché recuperi presto ruolo e dignità. Ripetiamo insieme: ascoltaci il Signore. Ascoltaci il Signore. Anna ha ricevuto la grazia del figlio da Dio, perché ha saputo fidarsi solamente di lui. Con Anna preghiamo.
ascoltaci, oh Signore. Giuseppe, con il tuo profondo silenzio e nascondimento, ha vigilato sulla nascita e sulla crescita del figlio tuo Gesù. Perché possiamo imparare il silenzio che diventa presenza accanto ai nostri figli. Con Giuseppe preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. I pastori contemplano la famiglia di Gesù a Betlemme. Si sono messi all'ascolto della parola dell'angelo e sono stati privilegiati. Coi poveri preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Il Papa, i vescovi e i sacerdoti sono i nostri pastori che ci accompagnano a scoprire la piccola comunità di Betlemme, perché possiamo scoprire anche oggi la bellezza di essere chiesa, famiglia di Dio. Con i nostri pastori preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. La Vergine Maria, sotto la guida dello Spirito Santo, fa tesoro di ogni parola che esce dalla bocca di Dio e con essa cresce nella fede e nell'amore. Con Maria preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. La nostra famiglia sappia condividere la propria ricchezza d'amore con gli altri e dagli altri venga aiutata nelle difficoltà. Con tutte le nostre famiglie preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. In questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo e specialmente per tutte le famiglie. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Permettetemi di aggiungere una preghiera per la vita comunitaria, perché possiamo prendere coscienza che noi non siamo un'istituzione, non siamo un insieme di persone, siamo una famiglia. Sgangherata pure questa, non vi preoccupate. Ognuno di noi, il suo carattere, qualche volta è caratteri, qualche volta è caratteraccio, non vi preoccupate. Preghiamo perché possiamo scoprire sempre di più e promuovere questo spirito di famiglia, volendoci bene. Guardate, se trascuriamo tutto, ma mi raccomando, non dite che vi sto dicendo che non dovete venire a messa. Trascuriamo pure le pratiche religiose, ma non trascuriamo di imparare a volerci bene. Per questo preghiamo. Affidiamo al Signore la preghiera del cuore, soprattutto mettiamo i sofferenti che sono nelle nostre case. Preghiamo. Tutto chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
tua bontà abbiamo scelto questo vino della vita e del lavoro dell'uomo. Lo sentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza per l'intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe. Fa che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia e nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per il Cristo Signore nostro. In lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci avvede. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale innalzato a dignità perenne. E noi uniti a te in comunione mirabile condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il Signore Gesù si offre per noi. Il Signore Gesù.
dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. Ti offriamo celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi che nel tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora facciamo quello che bisogna fare in tutte le famiglie, pregare insieme. E noi alla domenica, quando ci incontriamo, abbiamo questa possibilità come famiglia di Dio di pregare stando insieme ai nostri fratelli e insieme con loro rivolgerci al Papà che abbiamo tutti quanti come Gesù nel cielo. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che togli il Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Gesù rispose, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto numero 227, rallegriamoci. Thank you.
Oggi pomeriggio voglio ricordare a tutti gli operatori pastorali, ma a chiunque vuole venire, alle 5 abbiamo in sacrestia lo scambio degli auguri con tutti gli operatori e collaboratori pastorali. Mentre alle 18 c'è una messa con tutte le sacre famiglie nostre, e rinnoveremo le promesse matrimoniali con quelli che saranno presenti. Domani 31 al mattino, come già sapete, alle 11:15 c'è il concerto di fine anno offerto dall'amministrazione comunale, e alle 18 domani sera Santa Messa di ringraziamento per la fine dell'anno, ma insieme di suffragio per tutti i defunti di questo anno 2018. Sono parecchi. 1 gennaio, martedì, festa solenne della maternità di Maria, non è la festa del Capodanno, noi è festa mariana, quindi Maria nel mistero di Gesù, mamma di Dio. Le messe come nei giorni festivi, quindi anche questa del mattino, 10:30 è normale. A sera la messa, anziché alle 18, è anticipata alle 17, perché ci stanno le bande in piazza, ci stanno i bambini, non dobbiamo farli arrivare a tardi. I bambini, se stanno a casa loro, stanno bene, ma se poi noi dobbiamo piacere la responsabilità di farli ammalare, che non sia mai. Ok? Grazie. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia di Nazareth, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla tua gloria nel cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Invochiamo su tutte le nostre famiglie, sulla famiglia della parrocchia, la famiglia dell'isola, invochiamo la benedizione solenne. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce il giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male, vi illumini con la luce del bene. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, faccia di tutti noi messaggeri del suo Vangelo nella famiglia, nella società, nella Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siamo contenti del dono del Signore, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa. Grazie.